Buongiorno a tutti, o buongiorno un corno, mi verrebbe da dire oggi. E oggi fa ancora più male perché si ha la sensazione quasi di vivere quella partita ieri come che l'avessimo persa. Ho quel tipo di sensazione là, un amaro in bocca e disgusto per ciò che è accaduto, che è veramente una roba fuori dal normale. Perché ieri sono due punti buttati, e questa è la verità. Parliamo di Dybala, perché oggi, ragazzi, è indifendibile. A mio parere, non è lui la causa della sconfitta, del pareggio della Juventus con la Lazio. Non è solo lui, però Dybala è indifendibile. E poi ci arriveremo. Perché c'è anche una difesa schierata che dorme, c'è una squadra che pensa già di averla vinta e una squadra che non si arrende fino alla fine. E quel fino alla fine è diventato il motto della Lazio ieri sera, che nell'ultimo minuto, colpo di reni, riesce a pareggiarla e ottiene un pareggio tutto sommato alla fine anche giusto. Per l'atteggiamento mostrato in campo e non per il numero di occasioni da gol, nulla. È così. Noi quando vediamo una partita vediamo una squadra che si schiaccia, che abbassa il baricentro, che abbassa la tensione, la concentrazione, che pensa di averla vista sul finale. Vedi una squadra che, anche se lì, che è quasi morta con gli ultimi colpi di coda, riesce a la pareggia, dici: colpa dell'atteggiamento. È l'atteggiamento che fa tutta la differenza del mondo. Prima di iniziare vi invito a mettere like al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina e non perdetevi alcun video di questa giornata qua, perché ci sarà la sentenza poi della Corte d'Appello Sportiva che si pronuncerà per quanto riguarda Juventus Napoli e quel ricorso che il Napoli stesso ha fatto. Quindi vedremo un po' che cosa succederà. E poi infine parleremo anche delle nazionali, perché qua c'è un altro argomento che veramente mi fa arrabbiare e andare matto. Perché sono robe incomprensibili. Toccherei subito la prestazione di squadra come argomento di queste pagelle e la situazione Paulo Dybala. Perché bisogna parlarne, è un caso e bisogna parlarne. Per quanto riguarda la prestazione di squadra, ripeto, ho fatto una prefazione prima dicendo appunto che quando tu sconnetti il cervello e sei già con la testa sotto la doccia perché pensi di aver vinto e gli altri invece la vogliono vincere. In quelle situazioni là diventiamo parecchio pericolosi e gli altri ce la possono mettere nel postiglio. E così è successo e la Lazio ci ha punito. Ci ha punito perché ci ha creduto e quindi complimenti a loro. E noi dobbiamo fare tanta, tanta mea culpa. Un'altra roba, un altro aspetto che al di là di quello mentale, degli ultimi minuti finali, sul quale dobbiamo migliorare è il seguente, ovvero la concretizzazione di tutte quelle situazioni da gol che ci capitano. Siamo una massa di spreconi ogni tanto indicibili, perché veramente abbiamo avuto delle occasioni clamorose per poter segnare. Facevamo nell'ultimo passaggio la scelta sbagliata che spesso portava la Juventus a non concretizzare tutte quelle belle situazioni. Su questo aspetto abbiamo la ferocia sotto porta, la ferocia di far gol. Su questo aspetto dobbiamo migliorare le scelte corrette, le scelte giuste, l'ultimo passaggio esatto. Questa è una roba sulla quale Pirlo dovrà lavorare, perché siamo veramente un po' egoisti lì davanti, eh. C'è gente che pensa o ai propri record nel caso di CR7, oppure fa la scelta sbagliata, perché magari pensa prima a fare la giocata individuale importante anziché la giocata di squadra. Questa squadra, per essere fenomenale, pungente, cinica, deve comportarsi da squadra. Non può essere dipendente dagli individualismi. Prima iniziamo a giocare da squadra, meglio è. Perché nel concetto di squadra viene coperto quel tipo di problematica legata spesso a delle assenze pesanti che potranno esserci. Però se il concetto di squadra rimane, anche i giocatori che entrano, subentrano, non avranno fatica ad integrarsi. Non vedremo una partita con un giocatore senza quel giocatore, vedremo tutta un'altra partita. Vedremo comunque lo stesso copione, con un'interpretazione magari differente, però vedremo lo stesso copione. E quindi questo per dirvi che siamo CR7 dipendenti, CR7 deve essere un pochettino più associativo nel suo modo di giocare, perché a mio parere può incidere molto di più lui, ma può far incidere anche gli altri. Ripeto, la Juventus è spesso CR7 dipendente e dobbiamo toglierci questa etichetta in che modo? Giocando da squadra. Punto. Per quanto riguarda la fase difensiva c'è da migliorare, perché nei 1 contro 1 ieri è impensabile prendere un gol, ripeto, a difesa schierata, ma credo che ieri la fase difensiva sia stata ottimale. E il fatto è che quando vai a spegnere il cervello e pensi di averla vinta e sei già con la testa sotto la doccia e pensi a che cosa mangio stasera, la prendi là, nel postiglio. Questo è. Caso Dybala.
I miei 5 centesimi, molti di voi mi dicono, tu non sei Dybalista. Che cazzo vuol dire l'essere Dybalista, intanto? Io apprezzo Dybala, il migliore Dybala è un giocatore che ti fa incantare, punto. Che ti fa godere, e se andate a vedervi le reaction dell'anno scorso quando segna Dybala, io per Dybala mi sgolo. Non ho quel tipo di amore a prescindere, non ce l'ho, ma io non ce l'ho più neanche per tanti giocatori. Gli ultimi amori così sono stati per Tevez e Vidal e Pogba. Sono stati loro tre gli ultimi giocatori che mi hanno fatto veramente innamorare. E che se giocavano male gli diceva no, ma sbagliavo. Perché devo avere la capacità e lo spirito critico di criticarli quando le cose non vanno come devono andare. Di Dybala non critico quell'ultimo pallone sanguinoso che si è analizzato, è veramente ridicolo, è indifendibile anche quello là, ma non gli critico quello, attenzione, perché poi la colpa non è solo la sua, ripeto, c'è una difesa schierata e una squadra che ha spento completamente l'interruttore, per cui è banale dare la colpa a Paulo Dybala. Dybala sbaglia una palla che non può sbagliare perché mancano 10 secondi, perché se fai un passaggio lungo linea che va verso il calcio d'angolo dritto, tra che Reina deve andare là a recuperarlo e lanciarlo, è finita la partita, si vince. Quindi banalmente anche spazzare il pallone sarebbe stata una mossa furba, specie se le gambe non ti girano. Quindi che cosa è mancato? Ieri Dybala aveva 10.000 scelte da poter fare e le ha cannate. E l'atteggiamento. Se tu in 15 minuti che subentri perdi 5-6 palloni, significa che tu la testa in questa partita non ce l'hai mai messa. Ed è l'atteggiamento che gli si critica Dybala. Io mi illuso che con i due gol al Ferencváros, insomma, vedremo la rinascita di Paolo. Non ci siamo. Innanzitutto, lui è pagato da campione. Ha la 10 sulle spalle. Quel ruolo là, visto che oggi è il compleanno di Alex Del Piero, e a proposito, auguri al capitano. Quel ruolo là, quel numero là, ti indica una cosa: tu devi essere trascinatore e non devi essere trainato. È così. Da Dybala ci si aspetta questo, l'essere trascinatore, esattamente come l'è stato l'anno scorso diverse volte. Però se alle prime difficoltà mentali lui si incupisce e il rendimento è questo, ragazzi, come facciamo a definirlo campione? Cioè, manca sempre quell'ultimo step per l'evoluzione di Paolo. Questa è una roba su cui dovete riflettere. E non potete darmi dell'antidibalista o di quella della persona che gode. Io non godo nelle disgrazie altrui. Cazzo, sono uno sciacallo. Non godo neanche per l'Inter. Cioè, per l'Inter sì. Ma c'è una rivalità, c'è un odio sportivo. Io non ho nessun odio nei confronti di Paolo Dybala. Non ce l'ho per nessun giocatore della Juventus. Ma neanche per Bernardeschi. Io dico che Bernardeschi va venduto. Però non ho odio contro di lui. Non ho il pregiudizio. Cioè, è una roba che ho imparato in 3 anni di YouTube. E che qualsiasi giudizio va fatto levando i propri preconcetti, i propri gusti, eccetera. Dybala è il tipo di giocatore che amo. Quando in forma sì, quando non è in forma è il giocatore che più detesto. Perché so che quando in forma mi fa esaltare. E a me le cacchio di montagne russe non mi piacciono. Cioè, mi piacciono dal vivo. Però a livello di sensazione, quando guardo le partite, non mi piacciono. Perché questo tipo di atteggiamento è figlio, secondo me, di una mentalità troppo fragile. Vedetela così. Adesso passiamo alle pagelle. Ragazzi, sto starnutendo e non so perché. E non sono uscito, quindi non iniziamo con cazzate del Covid, eccetera. E mi raccomando. Szczęsny. Beh, Szczęsny ha fatto una buona partita, sì. Cioè, è stato inoperoso. Non è che ha rischiato o ha delle responsabilità particolari su tutto ciò che è successo, dai. Quindi io credo che Szczęsny il 6 ovviamente lo meriti. Cuadrado 6 e mezzo, ha fatto secondo me un'ottima partita, a parte nel finale si è squagliato, e per la parte finale meriterebbe 4 e mezzo per come si è comportato lì con Correa. Demiral 6, può fare di meglio, Bonucci 6. In azione del gol secondo me non ha colpe, cioè voi dite è colpa sua, no, la colpa è di tutto ciò che è successo prima. Perché Bonucci fa l'unica cosa che può fare: coprire il piede forte di Caicedo. Poi Caicedo è bravo. Cioè, quando il difensore ha una sola cosa da fare, ovvero cercare di chiudere il giocatore nel piede più forte, il giocatore forte è anche quello che ti sorprende, va di destra. Esattamente come ha fatto per esempio Dybala con l'Inter ad Ashley Young, no?
Gli fa il dribbling di destra e calcia così di prima intenzione. Vi ricordate? Quello è un tipo di situazione che dici, cazzo, è stato bravo lui. Punto. Ma bravo Dybala, eh. Ashley Young, colpevole, sì, ma fino a un certo punto. Forse prima, quando si è fatto saltare come un deficiente. Perché poi lì rientra sul sinistro, Ashley Young si fa infinocchiare. L'ha sbagliato, ma ieri Bonucci chiude sul sinistro e Caicedo calcia di destro. E il sinistro è il piede di Caicedo, per cui io non riesco a dare tutte queste colpe al buon Bonucci. Danilo 7, secondo me uno dei migliori in campo ieri. Ha fatto anche il mediano, c'era Bentancur che si abbassava e Danilo che saliva occupando quel tipo di posizione, e secondo me abbiamo trovato delle belle trame. È stata bella studiata questa situazione con Danilo, e Danilo sta veramente sorprendendo a livello tattico, ma anche a livello individuale di atteggiamento, mi sta veramente piacendo. Kulusevski 6 e mezzo, ha fatto degli strappi palla al piede, deve essere più determinante. Più determinante. McKennie 6, è entrato, ha recuperato una marea di palloni, uno dei quali è quel pallone che viene poi scaricato su Dybala, e Dybala che lo perde, poi da lì si innesca l'azione del gol. E quell'azione, quel recupero là, 30 secondi alla fine, era un pallone importante, importante per McKennie. Bentancur, sì, deve a mio parere migliorare tanto nella fase di costruzione, deve essere un pochettino più reattivo. Rabiot 6 e mezzo/7, uno dei migliori in campo di ieri, ha fatto degli strappi palla al piede da paura. Morata 6 e mezzo, tanto lavoro, tanto lavoro zozzo. Ronaldo 6 e mezzo, perché nonostante il gol non è riuscito a incidere quanto avrei voluto, perché alla fine abbiamo sbagliato troppi contropiedi, è anche colpa sua, questo è un dato di fatto. Detto questo, abbiamo toccato tutto, situazione di ieri, Dybala, vi ho detto la mia. Sono curioso di leggervi, sono curioso molto di leggervi. Non ditemi, sei un antidibalista, queste sono delle robe, un riassunto, una sintesi da analfabeta funzionale. Porco Giuda, ragazzi, ciao.